Per tutti quelli che si connettono in questa classe virtuale, vi ricordo che questa classe creata in WeSchool ha un wall, che è un muro, diciamo così, dove chiunque può scrivere, infatti scrivete in tanti e potete dire quello che vi pare. Però dovete tenere conto che esiste la sezione board. La sezione board significa che praticamente abbiamo una lavagna abbinata a ogni webinar, e tra l'altro trovate anche le lavagne delle passate stagioni, che poi prima o poi cancellerò per snellire un po' l'ambiente. E quindi ogni volta che abbiamo un webinar c'è la sua bella board associata. Beh, intanto abbiamo fatto due chiacchiere così per rompere il ghiaccio e fare in modo che tutti possano partecipare, e quindi adesso io vi mostrerò la mia scrivania e cominciamo veramente questo webinar, che voi potete seguire anche dall'interno di WeSchool, perché lo streaming passa anche da lì, quindi senza uscire da WeSchool potete addirittura vedere il webinar da lì e poi scrivere i commenti nella chat. Perfetto, vedo anch'io che da un dispositivo dal quale mi sono collegato come utente che funziona tutto, quindi siete pronti? Allora partiamo. Condivisione dello schermo, vediamo se funziona la condivisione dello schermo. Adesso mi vedrete in 50.000, eccolo qua, mi vedrete duplicato 50.000 volte, è chiaro, questo significa che la duplicazione dello schermo ha funzionato. Ed eccoci, fatemi spostare questa, eccolo qua, ed eccoci quindi qui. Qui abbiamo la nostra chat, qualcuno ha già iniziato a scrivere, perfetto. Questa è la slide di presentazione del webinar. Oggi parliamo della didattica attraverso il metodo del Challenge Based Learning, il CBL. Qualcuno di voi ne avrà sentito sicuramente parlare, specialmente quelli che mi conoscono, perché è una pratica che io apprezzo moltissimo e di cui fra poco parleremo. Dunque, vi ripeto che appunto i prodotti di cui parlo sono liberamente scelti dal sottoscritto, eccetera. Insomma, nella sostanza questi webinar non hanno sponsor di alcun tipo e non troverete mai della pubblicità, perché sono contrario a questi sistemi. E naturalmente, quindi le scelte per quanto riguarda eventuali prodotti e così via sono da imputare alla mia personale discrezione, ecco, quindi non sono condizionati. Poi avrete anche una slide che vi spiega un po' di cose su come collegarsi, eccetera, ma tanto le slide saranno poi all'interno della classe virtuale. Quindi torno a ripetere, per chi si è connesso adesso, che la classe virtuale è molto importante, perché lì abbiamo, vedete, la chat, che è il luogo nel quale possiamo poi interloquire. Io adesso parlerò e quindi non vedrò quello che voi scrivete, poi a un certo punto mi fermo, darò un'occhiata, risponderò a delle domande, poi continuerò il webinar e poi lo chiuderò. Siete pronti allora? Vediamo se questo è a posto. Sì. Pronti? Via, incominciamo con il workflow. E di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della differenza tra il processo del CBL e altri metodi. Parleremo della famosa big idea, del setting attraverso il quale il CBL si organizza, della soluzione, della valutazione e pubblicazione. Cioè parleremo in fin dei conti degli step attraverso il quale il CBL si organizza. Però, cari colleghi che siete qui, mi fa molto piacere, naturalmente sono contento, cosa voglio di più, siete degli affezionati studenti e mi seguite con interesse, quindi mi date delle grandi soddisfazioni, però purtroppo vi devo dare una cattiva notizia, che è la seguente: questo webinar non fa per te, lo segui a tuo rischio e pericolo. Questo webinar non fa per te, lo segui a tuo rischio e pericolo. Perché? Perché è un webinar che
prima di tutto non ti mostrerà nessuna applicazione informatica. E quindi, per voi che siete degli incalliti e incorreggibili assatanati di tecnologia, questo webinar vi deluderà profondamente. In secondo luogo parleremo di un metodo che contrasta molto, radicalmente, direi completamente, con le abitudini della cultura europea e specialmente didattica e in campo didattico e pedagogico, specialmente italiana, volevo dire, in campo didattico e pedagogico. In terzo luogo dovete quindi seguire una trattazione che ho cercato di rendere simpatica, ma fondamentalmente è teorica, perché vi voglio presentare proprio gli step attraverso il quale questa metodologia si applica, e però credo che alla fine di questo webinar voi sarete in difficoltà, perché non avrete capito, diciamo così, proprio la struttura che vi richiede un riorientamento intellettuale. Ecco, quindi io vi ho avvisato. Quindi non scrivete poi messaggi di riprovazione poi alla fine di questo webinar, perché io non c'entro niente, vi avviso adesso, è l'8 marzo, la maggior parte di voi sono colleghi, fate benissimo in tempo a organizzare la vostra cena, a uscire con le amiche o gli amici per festeggiare questa giornata. Siete ancora qua? Va bene, allora andiamo avanti. Quelli che rimangono possono continuare con me. Allora, prima di tutto, noi nella nostra tradizione abbiamo un rapporto tra insegnante e studente, vedete, che è un rapporto determinato dal fatto che l'insegnante assume un ruolo, che è giusto ovviamente che assuma, nei confronti dello studente, che è volto chiaramente a trasmettere delle conoscenze. Fondamentalmente questa trasmissione può avvenire in tanti modi, può essere anche una trasmissione attiva, cioè nel quale lo studente ha una parte importante e l'insegnante sta in disparte. Naturalmente sempre dei contenuti, delle competenze, bisogna che poi lo studente apprenda, poi ci sono le certificazioni, poi ci sono gli esami, ci sono i diplomi, c'è un percorso, eccetera, eccetera. In questo contesto, voi colleghi, negli ultimi anni in particolare, avete appreso che ci sono tante metodologie che tendono a fare in modo che lo studente possa essere più partecipe all'interno di questo meccanismo, che è un meccanismo, ripeto, istituzionale corretto, perché è quello che fonda la scuola. Ma per tanti motivi, che adesso non è necessario riprendere, gli studenti sono oggi devono essere più stimolati, abbiamo anche più contenuti, abbiamo molte più occasioni per trovare delle fonti, delle informazioni, più canali, abbiamo più stimoli anche, quindi è più appassionante studiare, per cui chiaramente tutta una serie di pedagogie che sono state elaborate nel secolo scorso e specialmente intorno agli anni tra il 1920 e il 1960, oggi sono di facile attuazione. E questo lo abbiamo capito tutti, e anche da noi ci sono stati dei progressi molto interessanti. Vedo sempre più insegnanti e scuole che si pongono dei problemi seri su come coinvolgere maggiormente gli studenti e rendere più efficace l'insegnamento. E fin qui va bene, ma quello che io vi propongo oggi è un passo avanti ulteriore verso il baratro del cambiamento, che lascerà scioccati molti colleghi, perché questo cambiamento implica un setting, diciamo così, molto diverso, ed è un'occasione particolarmente interessante da applicare durante l'anno scolastico per realizzare un progetto. Provate a farlo se pensate che possa fare il caso vostro, ma io questa esperienza ve la consiglio caldamente, di realizzare un progetto con un setting, appunto, che va molto, ma molto al di là di quello che abbiamo imparato
con questi, con le nuove, diciamo, le nuove metodologie didattiche che ci consentono di sviluppare di più la partecipazione appunto dello studente. Allora, vediamo in che cosa consiste questo mutamento. Vedete che il cerchio che riguarda lo studente si è, come dire, ampliato parecchio, è diventato più importante, perché l'attività didattica in questo caso è centrata proprio sullo studente, ma non nel senso di tante teorie didattiche e pedagogiche che parlano appunto della centralità dello studente, eccetera, eccetera. No, parlo proprio da un punto di vista pratico e metodologico, perché lo studente è lui che deve svolgere, deve applicare questa metodologia che io oggi vi spiegherò. Non è l'insegnante che la deve applicare, l'insegnante non deve fare niente in questo campo. L'insegnante ha, guardate, questo ruolo, prestate attenzione, non so se l'animazione si vedrà a scatti, questo dipende anche dalla vostra connessione di rete, però questo è il ruolo dell'insegnante. L'insegnante segue, ruota intorno alle attività dello studente, ma non entra mai nel suo campo. Ruota intorno alle attività dello studente, ma non rientra mai nel suo campo, cioè fa questo percorso e lo fa in continuazione, non entra mai qui. Ops, vedete, bisogna spostare di livello qua, primo piano, perfetto. Non entra mai nel campo dello studente e specialmente non fa mai questa operazione. Non perché pedagogicamente non sia legittima, attenzione, perché apro solo una parentesi. Le teorie pedagogiche che propugnano il fatto che l'insegnante debba avere sistematicamente un ruolo marginale nell'insegnamento, eccetera, eccetera, sono profondamente sbagliate, perché la pedagogia, che è la ricerca dello sviluppo e dell'apprendimento, e la didattica che riguarda gli strumenti attraverso cui la può portare il suo supporto alla pedagogia, sono delle ricerche che variano anche nei tempi, variano nei contesti e che l'insegnante ha tutta la libertà di poter scegliere, quindi non sono mai dei casi definitivi. Quello che io invece vi sto dicendo è che in questa metodologia particolare, nel caso in cui voi vogliate realizzare un progetto seguendo il metodo del Challenge Based Learning, voi dovete assumere questo ruolo. Poi è chiaro che se la cosa non vi piace, scarterete questo tipo di progettualità, che adesso vi spiego, e continuiamo il nostro discorso. Quindi, vediamo un po', eccolo qua, vediamo un po', prima di tutto, uno dei più importanti elementi iconografici che caratterizzano il metodo del CBL, che è la famosa ruota. Questa ruota la troverete in tutti i documenti ufficiali che riguardano questo progetto. Un paio di questi documenti, due più importanti, e il link al sito ufficiale del CBL l'ho inserito all'interno della board della nostra WeSchool, della nostra classe virtuale, per cui potrete documentarvi, è tutto in lingua inglese e quindi oggi per voi il vantaggio di partecipare a questo webinar è che avete una spiegazione che spero sia chiara in lingua italiana, che è la lingua che parlo io e parlate anche voi. Però voi troverete sempre questa ruota e troverete anche poi le spiegazioni, naturalmente, che esplodono i singoli argomenti di questa ruota. Noi oggi li esamineremo tutti rapidamente e, come vi dicevo prima, è una trattazione essenzialmente a carattere teorico metodologico. Per quello invitavo chi di voi fosse refrattario a questo tipo di spiegazioni di trascorrere il tempo in modo migliore. Vediamo un po' però qual è l'origine del CBL, cioè prima
di spiegarvi in che cosa consiste la big idea, le questioni essenziali, eccetera, eccetera, vediamo qual è l'origine di questa procedura didattica. Allora, l'origine di questa dura procedura didattica sta in una cara amica che si chiama Kate Morrow, che è un'insegnante americana, è la persona che vedete qui in primo piano, che è originaria del Nebraska, qui la vedete con suo marito, qui ci sono anch'io, qui dietro, e qui siamo da qualche parte in Italia, non ricordo dove, a presentare il Challenge to Change, che era un insieme di eventi che si sono svolti in numerose città italiane, che io ho organizzato insieme a Katie, a Julie Wilcott e a un team di insegnanti americani e italiani, per presentare una didattica fondata sulla sfida, nel quale appunto il challenge-based learning avesse un ruolo importante. Infatti questi incontri erano tutti introdotti dalla presentazione di questa metodologia. Qui vedete un'altra immagine di questi incontri che hanno avuto la partecipazione di circa 2.000 insegnanti e circa 20.000 insegnanti online che hanno seguito in diversi modi questi incontri. Il Challenge to Change ci ha occupato tutto l'anno 2015, sono passati 2 anni praticamente da quando abbiamo organizzato l'ultimo incontro, e può darsi che organizzeremo anche di nuovi incontri, di nuovi meeting di questo genere, che hanno ricevuto una grande adesione, appunto, come dicevo prima. Quindi questo metodo ha un nome e un cognome. Naturalmente voglio precisare che Kate Morrow ha lavorato con una serie di insegnanti, troverete i nomi nelle risorse, nei documenti che vi ho inserito nella classe virtuale e poi nelle risorse di rete che incontrerete, quindi prenderete contatto con insegnanti statunitensi che hanno collaborato con Katie a questa metodologia. Il sito ufficiale del CBL è questo, avete il link e potete tranquillamente navigare e utilizzare questo link. Per chi di voi avesse difficoltà con la lingua inglese, e tra l'altro io sono uno di quelli che si deve arrangiare, perché ho proprio dei problemi dislessici di vario genere che mi rendono molto difficoltoso l'apprendimento della lingua inglese, però vi mostro questa cosa, dunque, vi mostro questa possibilità, ecco, in modo tale che voi possiate tranquillamente leggere quello che avete, cioè le risorse che incontrate, per esempio in questo sito. Guardate come potete fare: voi installate il traduttore di Google sul vostro browser e poi dopodiché avete la traduzione. Avete visto che è passato subito in lingua italiana. Naturalmente non è una traduzione perfetta, però dato che siamo insegnanti e lavoriamo nel campo didattico, è chiaro che è facile capire di cosa si sta parlando, nonostante, diciamo, la traduzione non sia perfetta da un punto di vista linguistico. Eccovi quindi un piccolo suggerimento. Allora, detto questo, cerchiamo di capire come è nato il CBL. Il CBL è nato dal progetto ACOT, Apple Classroom of Tomorrow. Questo progetto è stato un progetto di ricerca iniziato negli anni, fine anni 90, e che è durato 12 anni. Ho avuto l'occasione di poter partecipare a questo progetto di ricerca in quanto Apple Distinguished Educator nel 1999 e marginalmente ovviamente, ma di conoscerne i risultati e di poter essere a contatto con le persone che lo stavano portando avanti. Ed è stato un progetto particolarmente importante nel mondo della tecnologia
orientata alla didattica, perché questo progetto aveva messo in risalto un paio di cose che oggi ci sembrano scontate, ma allora un po' meno. Cioè che stiamo perdendo i nostri studenti a un ritmo allarmante e che molti di loro si disimpegnano nei confronti dello studio oppure abbandonano la scuola. Ecco che quindi, cioè, una volta compreso questa grossa difficoltà che investiva un po' i principali paesi nel mondo, questo progetto era un progetto a carattere internazionale, e Apple ha sviluppato il seguito del progetto ACOT, che era l'ACOT 2. Perché? Perché ha interpellato una serie di insegnanti particolarmente impegnati nel combattere questi due dei risultati negativi che le scuole con i quali le scuole si dovevano confrontare, e per invitarli a studiare delle metodologie appropriate e cercare di capire in che modo la tecnologia potesse, con appunto dei metodi appropriati, contrastare questa deriva. E quindi sono stati riuniti gli insegnanti, alcuni insegnanti in tutti gli stati degli Stati Uniti, per creare un esempio di progetto, per mettere a punto chiaramente una proposta che riguardasse la possibilità di costituire quella che loro chiamano una classe di domani, cioè un metodo che potesse essere impiegato un domani per aiutare gli insegnanti a impedire che questi risultati negativi si approfondissero. Ed è così che è nato il Challenge Based Learning. Vedete, non è come in altri casi, non so, pensiamo al caso della Flipped, che è nato invece per contrastare il calo delle iscrizioni in una scuola privata americana, quindi è nato al di fuori di una tradizione pedagogica, non ha nulla a che fare con la riflessione pedagogica del Novecento, il metodo della Flipped Classroom. Invece questo nasce all'interno di ricerche pedagogiche molto precise, seppur sostenute da un'azienda che era interessata anche per i suoi motivi all'istruzione, e soprattutto attinge ai successi di altre metodologie, quindi si colloca a pieno titolo nel solco della tradizione didattica e pedagogica internazionale. Perché? Perché quando questi insegnanti si sono riuniti e hanno cominciato a cercare di capire che cosa si poteva fare con le tecnologie per aiutare gli studenti a ritrovare quelle motivazioni, quel piacere allo studio, quell'interesse che invece stavano perdendo, la prima cosa che hanno fatto chiaramente era quella di rivolgersi a quanto era già stato elaborato precedentemente. E qui noi abbiamo tutto il filone della scuola attiva, e in particolare questi docenti si sono riferiti, a mio parere molto correttamente, al filone della ricerca psicopedagogica che è stata portata avanti da Vygotsky in Unione Sovietica negli anni 30. Una ricerca, tra l'altro, che è stata manipolata, per cui se voi avete dei libri di Vygotsky, delle traduzioni, dovete sapere e fare una ricerca, perché dovete sapere che sono state manipolate le sue conclusioni, perché ovviamente il regime sovietico non poteva apprezzare il fatto che lui avesse scoperto, per esempio, che una didattica collaborativa, una didattica che sviluppasse l'area dello sviluppo prossimo, fosse più efficace di altre metodologie basate, per esempio, sull'istruzionismo. Vedasi, ad esempio, tutto il filone pavloviano dell'apprendimento, che era un apprendimento meccanicista. Tra l'altro, aperta parentesi, anche negli Stati Uniti contemporaneamente si sviluppavano teorie del genere con Skinner, quindi teorie comportamentiste. Cioè, era curioso il fatto che due regimi molto diversi come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma in fin dei conti simili da un punto di vista della potenza a livello mondiale che intendevano esercitare e dell'assolutismo culturale
che intendevano propugnare avessero due filoni di ricerca che erano sboccati sugli stessi risultati, vale a dire su metodologie didattiche fondamentalmente istruzioniste. Vygotsky rompe completamente questo quadro e grazie alle sue ricerche invece scopre tutta una serie di cose che adesso noi non possiamo esaminare, ma mi viene in mente che forse non l'ho mai tenuto un webinar su questo, ma certo che sarebbe interessante poter fare un riepilogo delle principali teorie pedagogiche fondate sulle ricerche scientifiche e quindi parlare anche in modo più approfondito di Vygotsky. Però nella sostanza lui, come dire, è quello che da un punto di vista della ricerca scientifica ha dato fondamento a un altro filone che nel frattempo, appunto dagli anni 20 e poi agli anni 60, cominciava ad affermarsi negli Stati Uniti e in Europa e che va sotto il nome di pedagogie attive. Adesso vi cito dei nomi che voi conoscerete benissimo, stiamo parlando dei Dewey, dei Freinet, dei De Croix, Kilpatricks, eccetera, che erano giunti alla conclusione che era possibile applicare delle metodologie nelle quali gli studenti potessero partecipare alle attività scolastiche in modo più responsabile e quindi per farlo bisognava applicare dei sistemi più attivi dove appunto la partecipazione dello studente veniva esplicitamente richiesta. Questa è stata la grande rivoluzione in campo pedagogico in quegli anni e quindi giustamente questi insegnanti si sono ispirati a questo filone. Quindi voglio mettere subito in chiaro che in campo pedagogico esistono due grosse tendenze. Una è una tendenza che è corretta, che è scientifica, che è quella che guarda al passato, studia quello che è stato fatto nel passato e naturalmente propone delle variazioni adeguandole al contesto che è sociale, scolastico, contingente, può tecnologicamente anche può cambiare. Questa è una procedura corretta. Poi c'è una procedura che a mio parere è largamente scorretta e che viene comunque chiamata didattica, metodologie didattiche, e che sono tutte quelle metodologie o procedure così che invece nascono con dei fini particolari, nascono a volte anche da esigenze commerciali che non hanno nessun riferimento all'interno del dibattito pedagogico storico e che quindi si collocano su un terreno che non è quello corretto, come appunto per esempio la flipped che ho citato prima. Questo non vuol dire che gli insegnanti che applicano queste metodologie sbagliano, sia ben chiaro questo, perché ognuno poi deve decidere nel suo piccolo quali sono gli strumenti più interessanti per riuscire a ottenere e a conseguire dei risultati significativi. Questo deve essere molto chiaro. Quindi non è una condanna al singolo docente che giustamente fa una ricerca per cercare di capire come può migliorare il suo insegnamento e come può migliorare anche la scuola nella quale opera. Sto facendo invece proprio un discorso pedagogico sul piano della metodologia scientifica di ricerca. E quindi questo per dire che anche se abbiamo un'azienda, che in questo caso è la Apple, che si colloca su questo terreno di ricerca, però questo è un vero terreno di ricerca, appunto, che ha coinvolto realmente degli insegnanti che si sono interrogati sul futuro dell'apprendimento, ma tenendo conto di quanto il passato aveva prodotto fino ad allora. Quindi è stato elaborato alla fine questo CBL, questa metodologia. Questa metodologia è un quadro di riferimento per l'apprendimento per ogni età. Per esempio, vi devo dire sinceramente che trovo molta difficoltà ad applicarla in Italia per i motivi che spiegavo prima, perché destabilizza proprio la stessa autoconcezione che l'insegnante ha, le sue abitudini anche, se vogliamo, nel campo dell'apprendimento. Mentre invece
l'ho trovata anche molto efficace, un terreno più favorevole nella formazione di impresa, cioè all'interno delle aziende, dove c'è anche più disponibilità, per esempio, ad applicare un tipo di formazione centrata sui giochi di ruolo, per esempio gamification, eccetera, perché semplicemente le persone, come dire, sono più interessate anche per abitudini culturali, per tradizione, storia, così all'interno di un'azienda ad applicare questo tipo di metodologie, mentre in un ambito scolastico è più complicato. E poi, come vedremo, questa metodologia richiede anche che anche le risorse della scuola partecipino per realizzare questo progetto, e quindi non è così semplice trovare, per esempio, l'accordo dei colleghi, la disponibilità a sostenerla. Questo infatti era già successo con quanto Gio Campione aveva elaborato circa una quindicina di anni fa, quando parlava che è un pedagogo statunitense, quando parlava di un tipo di apprendimento cooperativo attraverso la costruzione di un metodo che presupponeva il fatto che all'interno del campus le fonti potessero essere considerate anche gli insegnanti stessi, anche di diverse discipline, anche non appartenenti al corso di studi che i dati studenti frequentavano, e quindi presupponeva, come dire, una sorta di socializzazione generale delle conoscenze e delle risorse da parte del personale docente di tutta l'istituzione scolastica per contribuire alla ricerca, alla documentazione degli studenti stessi. Questo tipo di operazione ha sempre riscontrato qualche difficoltà, intanto anche perché anche per un dato culturale, cioè molto spesso l'insegnante si sente così non all'altezza, si sente pensa di non potercela fare, di non poter dare tutte le risposte necessarie, per cui se insegna chimica nella sua classe, lui sa che quello è il programma di insegnamento, si sente sicuro all'interno di quel programma, e aiutare magari un'altra classe con altri insegnanti e studenti che fanno cose diverse gli risulta difficile, non perché non sia in grado, assolutamente, gli insegnanti italiani sono insegnanti preparati, sono insegnanti che conoscono bene le loro discipline e che ultimamente hanno anche delle buone basi pedagogiche, ma è proprio, come dire, non so se mi comprendete, una sensazione di una sorta di inadeguatezza, forse la parola è un po' grossa, però ecco, il rischio di essere messi in difficoltà, il rischio, come dire, di non essere riconosciuti come un punto di riferimento. Io sono un punto di riferimento per i miei studenti, però se usciamo dalla classe non vorrei essere messo in difficoltà. Ecco, questo è un po', come dire, la resistenza, anche legittima, chiaramente siamo esseri umani, che impedisce a queste metodologie, queste teorie che richiedono una grande partecipazione da parte dei colleghi e della comunità scolastica, come quella appunto del CBL, quelle di Gio Campione e così via, ad essere realmente applicate. Per cui noi pensiamo che sia meglio considerarle come un quadro di riferimento. Che cosa vuol dire un quadro di riferimento? Quadro di riferimento vuol dire che adesso io comincerò a parlarvi di tutti gli step di questo metodo, ma essendo per voi più facile considerarli un quadro di riferimento, vuol dire che non siete tenuti ad applicarlo esattamente nel modo in cui io ve lo propongo. Potrete adattarlo e fare le vostre modifiche. L'unica cosa che vi chiedo è di rispettare il principio, cioè di non chiamare CBL, Challenges Based Learning, un'attività che non rispetta il principio fondamentale di questo metodo. E il principio fondamentale ve l'ho espresso prima. Il principio fondamentale era questo, ve lo ricordate?
lo studente che ha lui in mano la metodologia che l'insegnante non deve applicare, ma l'insegnante deve, come dire, ruotare intorno allo studente per poterlo sostenere nella sua ricerca autonoma e nella sua applicazione autonoma di questo metodo. Quindi spero di essere stato chiaro fino a questo punto, perché adesso noi cominciamo con i vari step. Intanto potete vedere un'applicazione concreta del CBL, ce ne sono anche diverse, poi rilascerò delle indicazioni più precise nella board. C'è anche una scuola asiatica, per esempio, che ha deciso di applicare a livello proprio scolastico in tutte le classi questa metodologia come il sistema strutturale trainante dell'insegnamento apprendimento del suo istituto. Però io partirei come esempio, non ve lo illustro, ma vi dico che esiste e che vi ho dato le indicazioni, e le indicazioni anche le trovate in questa slide. Vi segnalo questo, che è sempre di Kate Morrow, è una delle prime applicazioni del CBL, riguarda la letteratura, quindi un campo che mi è particolarmente congeniale, e parte dal presupposto, dalla big idea, dalla grande questione. La grande questione riguarda il tema del valore delle parole che cambiano il mondo. Quali parole cambiano il mondo? Quali discorsi, quali scritture sono in grado di cambiare il mondo? Che rapporto c'è tra l'atto dello scrivere, che non è un atto che interferisce direttamente nella realtà, se non quando poi l'opera è udita o pubblicata, e quindi che motivazioni al cambiamento può scatenare un discorso, una parola, una scrittura. Ed è un lavoro molto interessante, lo vedrete, naturalmente questo è in lingua inglese, ma è chiaro che se ci fosse un interesse lo potremmo anche tradurre. Anzi, qui ci sono migliaia e migliaia di insegnanti che hanno seguito le stagioni dei webinar, tra cui anche molti in lingua inglese. Se ce ne fosse qualcuno disponibile a tradurre un po' di cose, mi può scrivere, ci possiamo mettere d'accordo per creare delle piccole pubblicazioni in lingua italiana che sviluppano questo discorso del CBL. Da dove parte? Allora, io parto adesso, vi spiego la metodologia del CBL, ma lo faccio utilizzando lo stesso metodo che ho applicato nel corso di un seminario della durata di una giornata completa, dalla mattina alla sera, con un gruppo di insegnanti di Torino, della Casa degli Insegnanti di Torino, con i quali abbiamo lavorato per applicare proprio i vari step. Quindi abbiamo fatto in realtà un gioco di simulazione per consentire loro poi di applicare quanto hanno appreso all'interno della loro classe. Il tema è stato il gioco in campo didattico. Gli insegnanti erano essenzialmente insegnanti di matematica, fisica e discipline scientifiche. Dunque io vi mostro i materiali che ho somministrato loro per aiutarli a comprendere in che cosa consiste il CBL. Il CBL parte da una fase, la prima fase, ha cinque fasi, parte chiaramente dalla prima fase. La prima fase è la big idea. Che cos'è una grande idea? Una grande idea è qualcosa che è importante su scala globale, qualcosa che è in grado, è importante. Io devo fermarmi ogni tanto per sottolineare l'importanza di quello che sto dicendo in certi... scusate, metto indietro qua, eccolo qua, questo avanti, primo piano, ecco. Devo sottolineare quello che è importante, perché altrimenti voi rischiate di confondere il CBL, per esempio, con il PBL, cioè il Problem Based Learning, oppure con metodologie inquiry, cioè basate sull'inchiesta. Non è questo. Allora, prima di tutto la big idea deve avere un valore globale. Per esempio, pensate a quello della scrittura. La big idea della scrittura di Katie Morrow, che cosa fa?
parte da un dato contingente e relativo a un soggetto, che è quello della sua capacità di scrivere, se vogliamo, la sua scrittura, ma la trasferisce immediatamente su un piano generale, globale, direi universale, e che è in grado di modificare il mondo stesso, il valore di una scrittura intesa come cambiamento sociale, per esempio. Quindi non si tratta mai di un argomento limitato, cioè di un argomento che ha a che fare con un oggetto o una situazione contingente e si chiude nel risultato in questa situazione stessa. La portata di ciò su cui si lavora deve avere un valore universale. Questo serve per acquisire una profonda conoscenza di contenuti che sono ovviamente multidisciplinari, perché nel corso del progetto i ragazzi si troveranno confrontati con una molteplicità di questioni. E quindi, vedete, ecco perché prima facevo questo riferimento alla comunità scolastica e anche ad eventuali resistenze che questa procedura potrebbe incontrare. Un buon posto per cercare grandi idee è fra le principali notizie del giorno. Quindi notizie scientifiche, sociali, politiche, notizie che siano importanti, notizie che sono significative, anche qui, che hanno un valore generale. Tutte le frasi che voi trovate qui, no, sono un adattamento, una traduzione, adattamento del progetto originale, che io spiego con le mie parole, ma i riferimenti sono sempre quello. Tra l'altro, visto che in Italia ci sono alcuni furbacchioni di insegnanti che hanno tradotto proprio pedestremente i documenti originali del CBL, se li sono pubblicati sul loro blog, si sono fatti fighetti, diciamo così, presentando delle metodologie ma senza citare la fonte. Ora, questo è grave per un insegnante, perché finché lo fa un ragazzino, è grave sia perché è un insegnante ed è molto grave perché si appropria di un contenuto che non gli appartiene affatto, e quindi se voi fate delle ricerche voi troverete, appunto. Lo dico perché non mi piace proprio questo modo di procedere. Tutte le volte che noi parliamo di pedagogia, didattica, metodologie, così, dobbiamo essere molto precisi e citare sempre le fonti alle quali ci ispiriamo, perché la pedagogia è una scienza, nel senso che non lo è, diciamo, dal punto di vista dei risultati scientifici, quindi non so, nel fatto che non è la medicina, ecco, voglio dire, oggi nessuno curerebbe più una persona appiccicandogli delle sanguisughe per togliergli il sangue quando sta male, chiaramente, mentre invece in campo pedagogico applicare le vecchie pedagogie socratiche è di grandissima attualità, quindi non esiste una sostituzione temporale di un'idea pedagogica con un'altra, un'idea didattica con un'altra, ecco, diciamo così, e quindi in questo senso non abbiamo un aspetto scientifico, ma il terreno su cerca invece pedagogica si fonda è un terreno scientifico, perché si avvale di strumenti scientifici come appunto strumenti di indagine psicologici, lo stesso dibattito che riguarda i teorici e le persone che poi queste metodologie le elaborano e poi le applicano. Allora, si parte da una big idea. Questa big idea ha delle caratteristiche, perché bisogna descrivere prima di tutto la portata di questa big idea, perché ha una dimensione globale, perché è significativo per la comunità locale, scuola, territorio, eccetera. Cioè, deve essere una big idea che aggredisce la possibilità di cambiare, la possibilità di trasformare il mondo. Questo, vedete, è un primo elemento tipicamente americano, che appartiene tipicamente alla cultura americana. Change the world, cambia il mondo, è una visione proprio culturale che noi non abbiamo neanche dal punto di vista dell'espressione linguistica. Da noi non si usano nei nostri dibattiti parlare di idee, di ispirazioni, di metodi che possono cambiare il mondo. Invece nella loro cultura questo avviene molto sovente.
E secondo me è un bene, è bello questo. Io penso che sia interessante poter riprendere e riportare nella nostra cultura italiana anche questi stessi termini. Ed ecco perché vi dicevo che appunto questo impianto è un impianto che a volte può essere può avere delle difficoltà ad essere ben compreso. La Big Idea pone una domanda di partenza: a quale domanda vuole rispondere questo progetto? E poi ci sono altre domande collegate. Per esempio, quali domande ti porrai per capire se la sfida può essere superata in real world, no? Può essere misurabile quantitativamente, come fare? E poi c'è il punto 4, che è quello dell'enunciazione della sfida e del reclutamento. Lo vediamo subito, perché mi fermo qua un secondo per porvi una domanda alla quale io stesso ovviamente darò la risposta. È una classica domanda retorica. Dunque, la Big Idea. Ma in fin dei conti, chi pone la Big Idea? Allora, io non oso neanche dirvi di scrivere le risposte nella chat, provate a scriverle. Chi pone la Big Idea? Però dovreste aver capito che la Big Idea non è posta dall'insegnante. L'insegnante non entra in classe e dice: ragazzi, lavoriamo su questo. No. Dirà: ragazzi, lavoriamo su una grande idea. Siete in grado di trovarla? E li mette subito in difficoltà, e questo crea un problema, perché gli studenti non sono abituati a lavorare così, l'insegnante neanche, ovviamente, e quindi gli studenti chiederanno all'insegnante di che cosa si dovranno occupare. È la loro abitudine, è il rapporto che è stato generato tra insegnante e studente, è normale questo. Noi per una volta vogliamo invece cambiare questo tipo di rapporto, quindi chiederemo agli studenti di trovare loro la loro Big Idea. Illustreremo che cosa, le linee essenziali di questo progetto, certamente, ma sono loro a trovare la Big Idea. E noi in questo quadro facciamo un po' gli avvocati del diavolo, quindi andiamo a vedere se questa Big Idea è veramente sensata da un punto di vista delle procedure che mette in atto, perché se dovessimo per realizzare il progetto prendere un aereo e andare a Bangkok, è chiaro che non lo potremmo fare, chiaramente. E non vogliamo neanche, attenzione, non vogliamo neanche realizzare un progetto virtuale. Il progetto deve essere proprio concreto. E i dati finali devono esistere e devono essere misurabili quantitativamente. Dobbiamo poter valutare quello che abbiamo fatto. E quindi l'insegnante gioca quel famoso ruolo di prima che io torno a mostrarvi, cioè ruota intorno agli studenti, non entra mai nel loro campo. Quindi la Big Idea qui è la Big Idea la devono proprio trovare loro. Loro devono organizzarsi per pensare di quale tema si vogliono occupare, diciamo così. Diamo delle indicazioni. Per esempio, queste sono le indicazioni che io ho dato agli insegnanti in questa giornata di simulazione. Prima di tutto il tempo, 60 minuti, gli studenti possono avere anche una settimana, 10 giorni. Possono avere anche 15 giorni di tempo, possono avere tutto il mese di settembre per pensarci. Hanno bisogno del tempo che non è tempo scolastico. Noi abbiamo dovuto organizzarci in 8-10 ore, quindi per portare a compimento tutto il processo da un punto in modo, diciamo, attraverso una simulazione. Quindi abbiamo indicato anche delle applicazioni da usare. Perché queste applicazioni? Perché, e qui veniamo al punto 4, quello che prima ho saltato, e cioè dobbiamo enunciare la sfida e reclutare le persone che partecipano. Quindi questa è l'indicazione, ripeto, che io ho dato agli insegnanti, ma questa è anche valida per gli studenti, cioè crea un video della durata di un minuto per lanciare la sfida e reclutare gli studenti al progetto, titolo, presentazione in diretta, massimo 4 immagini, conclusione, titoli di coda, colonna sonora, potete dare qualche indicazione del genere. Mi voglio fermare qui. Anche questo non è un prodotto a cui l'insegnante deve collaborare. L'insegnante non deve fare niente,
in questo video. Non deve neanche saperlo montare, non gliene può fregare di meno di fare niente di questo. Qui lui quello che deve fare è aiutare gli studenti a enunciare la sfida e organizzare il reclutamento. Che cos'è la sfida? La sfida è la possibilità di rispondere alla big idea attraverso una costruzione oggettiva nella realtà. Questa è la sfida, che noi assumiamo la sfida di arrivare a quel punto. La novità è il reclutamento. Che cos'è il reclutamento? Il reclutamento è che non è l'insegnante a formare i gruppi, non è l'insegnante a stabilire chi lavora con chi. Sono gli studenti stessi che si devono auto-organizzare e imparare a porsi tutti quei problemi che li portano poi a costituire i loro gruppi. E per farlo vi faccio questo esempio. Poniamo che all'interno di una vostra classe, quindi, si decida di partire con questo progetto e di sperimentarlo. Molti insegnanti sono coinvolti della classe, diciamo pure tranquillamente tutti. Il progetto si rivolge a tutta la scuola, è un progetto aperto, parte dalla vostra classe e si rivolge a tutti gli studenti. Quindi diciamo che nella vostra classe si costituiscono 5 gruppi. Questi 5 gruppi potrebbero tutti assumere la stessa big idea oppure e big idee diverse, questo lo decideranno gli studenti. A questo punto gli studenti hanno bisogno di persone con le quali collaborare per realizzare il progetto. Le devono reclutare e per reclutarle le devono convincere. Quindi la prima sfida è organizzare qualche cosa che metta nella condizione questi studenti di poter contattare gli altri compagni e poterli convincere a partecipare a questo progetto. Normalmente l'indicazione che il CBL nella sua accezione originaria offre è quello di costruire un filmato per il reclutamento, un filmato di 1 minuto, 2 minuti, e perché è la cosa più efficace. Questo non vuol dire che non si debbano anche eventualmente pensare a comunicazioni attraverso i social, banner, poster, moduli di Google attraverso le quali uno si può iscrivere, tutto quello che volete. Però questa è una sfida importante per gli studenti perché li costringe anche a pensare in termini di comunicazione, di scrittura, di efficacia, di logica delle idee, di come esporre gli obiettivi e i risultati. Se voi pensate per esempio agli esami di terza media, agli esami di Stato, alle occasioni nelle quali gli studenti poi si devono confrontare in pubblico, avrete capito immediatamente che già questo primo step offre loro tutta una serie di capacità e competenze che poi si ritrovano nel loro bagaglio quando dovranno affrontare delle situazioni istituzionali come quelle che vi ho citato prima. Quindi spero che sia chiaro questo punto. Siamo alla big idea, il primo step. Fase 2. Il fase 2 è il setting per impostare la soluzione. Cioè, che cos'è il setting? È individuare il modo attraverso cui noi possiamo giungere alla soluzione della grande questione che ci siamo posti. Gli studenti quindi, prima di tutto, devono individuare le domande guida. Non le domande che devono fare agli altri, non devono svolgere un'inchiesta, ma le domande che servono a loro stessi. Quindi che cosa loro hanno bisogno di sapere per poter giungere alla conclusione di questo progetto? E quindi devono anche identificare le risorse e le attività necessarie per rispondere a queste domande. Di che cosa hanno bisogno? Abbiamo bisogno di mezzi di trasporto, di un aereo per Bangkok, di un laboratorio di chimica, abbiamo bisogno di parlare con l'osservatorio astronomico di non so dove, non lo so, di cosa abbiamo bisogno. Quindi le domande servono per dare delle risposte che identificano tutte le risorse e gli strumenti che sono necessari. Naturalmente si possono utilizzare internet, la scuola, la biblioteca pubblica, le loro reti sociali, tutto può essere utilizzato per. E qui entriamo nella logica a cui il CBL si riferisce dell'elaborazione di Giocampione, appunto, che
aveva proposto delle metodologie che erano centrate sulla community scolastica come una community generale di sapere, di cultura pulsante, ai quali tutti gli studenti potevano attingere nei confronti di tutto il personale che girava all'interno del campus. Qui nel setting noi dobbiamo indicare tutta una serie di questioni, per esempio quali sono le discipline coinvolte nella ricerca, perché, e possiamo fare in modo anche di rappresentare, di codificare quello che stiamo facendo attraverso vari sistemi. Qui viene proposto, ad esempio, quello che io ho proposto ai nostri colleghi durante questo seminario, di utilizzare dei metodi tellagami, cioè di quel genere lì, no? Di 30 secondi, che illustrassero i vari punti che sono: stai impostando la ricerca per trovare la soluzione, quindi come fai a fare questo, che cosa pensi di apprendere, l'attività di ricerca, quindi l'inizio, quali attività bisognerà intraprendere, poi le risorse. Ecco, si può indicare tutto questo attraverso dei filmati, per esempio, delle animazioni e così via. Saranno sempre gli studenti a scegliere. Vi ricordo che questo che io indico qui in realtà è per i miei colleghi, quindi non per gli studenti. Per gli studenti non direi niente di tutto questo. Sono loro che devono decidere attraverso quali sistemi comunicare, perché poi bisognerà fare un bilancio e anche dei confronti e quindi anche capire quali sono stati i sistemi migliori di comunicare per raggiungere il successo, eccetera, eccetera. E vi voglio dire un'altra cosa importante, quindi a me gli occhi o le orecchie e attenzione. Perché bisogna produrre dei filmati in questo campo? Perché bisogna produrre della comunicazione in questo campo? Perché tutto il progetto del CBL è un progetto trasparente che deve poter essere valutato, conosciuto e seguito in tutte le sue fasi. Quindi questo implica il fatto che, per esempio, possa essere costituito un sito accessibile a tutti dove tutto quanto viene descritto a mano che il progetto avanza. Questo implica il fatto che, per esempio, possano essere organizzati dei diari, i singoli diari del singolo ragazzo, ma anche i diari ufficiali di bordo dell'intero gruppo. Quindi non per una valutazione da parte dell'insegnante interno alla scuola, e attenzione, come in tante altre metodologie didattiche, ma proprio come strumento di comunicazione con le persone. Perché? Perché questo è sempre un progetto sociale universale, quindi è sempre un progetto che ha come obiettivo quello di cambiare il mondo attraverso il cambiamento di qualcosa di significativo. Non dimenticate mai questa prospettiva. La prospettiva del CBL è sempre una prospettiva generale e quindi a carattere universale. Poi fase 3. Identificare quindi a questo punto una soluzione, quindi si è lavorato, si sono svolte delle ricerche, si sono fatti degli esperimenti, si sono acquisite delle informazioni, si è informato il pubblico su tutto quello che si sta facendo volta per volta e sui risultati acquisiti o sulle sconfitte che bisogna in qualche modo superare. Bene, allora a questo punto si identifica la soluzione. Guardate che la soluzione, questo è un altro ostacolo per la nostra cultura, specialmente per la cultura delle materie umanistiche o cosiddette teoriche, già meno per quelle laboratoriali, anche se ultimamente vedo che c'è una tendenza a teoricizzare anche gli aspetti laboratoriali. Questo anche per una grave politica di riforme che nella scuola sono state portate avanti e che tendono a ridurre l'aspetto laboratoriale, specialmente in istituti tecnici, professionali e così via, a vantaggio invece di altre attività più teoriche. Quindi abbiamo questo ostacolo in questo tipo di scuole, no? Però quello che
dovete proprio comprendere della fase 3 è che occorre, la soluzione è la creazione di un prototipo, di un modello, di una sperimentazione o con altri mezzi come volete voi, ma deve essere un oggetto, cioè deve essere qualcosa che concretamente cambia, anziché prima si inserisce nella realtà effettiva e poi cambia la realtà stessa. Dunque non può essere qualche cosa da esporre, non è un oggetto da mostrare e far vedere, è un processo dinamico che entra concretamente dentro la realtà. Per esempio, non lo so, una delle soluzioni trovate era uno dei problemi che sono stati affrontati in una scuola e che ha messo in piedi insieme diversi ambiti di conoscenza scientifica, meccanica, chimica, alimentaristica, organizzazione aziendale, eccetera, eccetera, riguardava l'uso dell'acqua all'interno della scuola e delle bevande che venivano distribuite attraverso le macchinette per una razionalizzazione dei consumi e una diminuzione dei costi da parte degli studenti, e quindi le soluzioni trovate hanno proprio modificato proprio gli oggetti che distribuivano le macchinette, la raccolta dei rifiuti stessa, il sistema di distribuzione dell'acqua potabile, eccetera, eccetera, con delle soluzioni innovative, interessantissime, contatti anche con aziende che hanno fornito degli strumenti per la purificazione anche dell'acqua, eccetera, eccetera. Cioè è stata una cosa che non si poteva vedere, nel senso che inviti i genitori in un'aula e te esponi, no, il prodotto e dici guarda quanto è bello quello che abbiamo fatto con questo progetto. No, per vedere questo risultato bisognava girare tutta la scuola, perché il cambiamento è stato realmente implementato. Questa è la questione importante. E bisogna poi rendere conto quindi della ricerca, della documentazione e sviluppo e poi delle misure necessarie per svolgere il piano di attuazione e identificare un pubblico appropriato che possa sperimentare, perché non si butta l'oggetto nella massa, diciamo così, ma si individua un'area di sperimentazione, un'area che può essere interna alla scuola o sociale, nel quartiere, dove volete voi, se il progetto è esterno, e deve esserci un pubblico che sperimenta concretamente e verifica quanto è stato realizzato. Questo bisogna poi che ci sia tutta una documentazione che riguarda, che è prodotta attraverso interviste, applicazioni, raccoglie immagini delle applicazioni usate, dei vari strumenti, crea ambientazione, cioè tutto il processo deve essere documentato, tutte le attività intraprese per arrivare alla soluzione devono essere documentate e presentate pubblicamente insieme alla presentazione. Voi qui in questa slide non fate caso alle applicazioni che io ho indicato, perché queste sono le applicazioni che io ho indicato al gruppo di insegnanti che lavorava con me in una giornata a carattere seminariale per simulare questo sistema, d'accordo? Agli studenti voi non date queste indicazioni, sono loro che troveranno il modo migliore per comunicare il loro progetto, cioè queste applicazioni che io indico qui non hanno un carattere universale, è chiaro, questo progetto si può realizzare anche senza nessuna di tutte queste applicazioni, ma con altri strumenti, dovete tenere ben conto di che cosa sono esattamente queste slide, cioè sono una simulazione che è rivolta agli insegnanti affinché possano al loro interno applicare in modo simulato questo progetto. Poi alla fine va presentato il lavoro. La presentazione del lavoro
può essere, può avvenire anche attraverso una conferenza, un meeting, può avvenire attraverso anche un sistema di streaming con una popolazione molto più vasta, anche a carattere internazionale, perché guardate che questo potrebbe essere anche un classico progetto di cooperazione internazionale fra scuole, anche se per noi è più complicato, ma se vi rivolgete all'estero, sicuramente nei paesi anglosassoni, per esempio i nordici, loro sono molto più abituati a lavorare in questo modo. E se lasciate a loro il compito, per esempio, dell'organizzazione, della strutturazione del progetto, e voi vi limitate a una partnership, diciamo così, secondaria, imparerete tante cose e loro saranno sicuramente più capaci nell'organizzare tutto il meccanismo, proprio perché la loro cultura è diversa rispetto alla nostra e anche la loro cultura didattica è differente. Loro sono più abituati a fare questo. Basta pensare, ad esempio, alle capacità divulgative e comunicative che gli scienziati anglosassoni hanno rispetto ai nostri. Ad esempio, voi sapete, io insegno storia, sono uno storico, in campo storico i migliori divulgatori e i migliori studiosi di storia romana sono tutti anglosassoni. Sono studiosi e allo stesso tempo divulgatori. In Italia è molto complicato trovare entrambe queste due, cioè queste due professionalità all'interno della stessa figura. Si contano veramente sulle dita di una mano. Ecco, non abbiamo questo schema mentale, non appartiene alla nostra tradizione. C'è una separazione tra lavoro intellettuale alto da una parte e poi divulgazione all'altra, no? Cultura alta e cultura bassa, che invece nel mondo anglosassone non esiste. E questo per dirvi che se volete realizzare questo progetto con scuole di altri paesi, perché siete in contatto con i vari sistemi che ormai da diversi anni si possono praticare in questo campo, lo potete tranquillamente fare con questi accorgimenti che vi ho suggerito. E dunque, poi alla fine abbiamo la fase 4, che è l'ultima. L'ultima fase è quella dell'attuazione e della valutazione. Quindi bisogna decidere cosa e come misurare, perché abbiamo costruito l'oggetto, oppure abbiamo modificato una struttura interna in un luogo di lavoro, in un luogo di apprendimento, abbiamo fatto qualcosa che ha modificato concretamente la realtà. Adesso noi dobbiamo misurare quali sono le conseguenze di quello che abbiamo fatto. E allora sì, che a questo punto intervengono questionari, sondaggi, gruppi di controllo, laboratori, gruppi a doppio cieco, quello che volete voi, quello che è più attinente sotto un profilo scientifico, da un punto di vista metodologico, per verificare realmente in modo oggettivo i risultati. Vi dico anche che saranno sicuramente dei successi quelli che realizzerete, ma noi ha poca importanza che sia un successo o un fallimento, perché quello che conta è tutta la capacità di mettere in moto questa macchina per arrivare poi a una conclusione che ci consente di crescere sul piano cognitivo, sul piano simbolico, sul piano logico, sul piano culturale, e quindi ha poca importanza, se non per la motivazione ovviamente, che il progetto abbia un successo o meno. E poi, concluso il periodo di verifica e sperimentazione, si effettuano le misurazioni finali, osservazioni, di nuovo osservazioni, indagini, intervista, che sono a carattere conclusivo, perché a questo punto si può anche generalizzare quanto abbiamo fatto. Ebbene, questo è quanto. Per esempio, nella mia scuola si stava discutendo, poi non siamo riusciti perché ci sono stati degli ostacoli esterni, però si stava discutendo del fatto che abbiamo uno spazio in cortile che, per tutta una serie di caratteristiche, potrebbe essere chiuso attraverso una sorta di casa mobile, se vogliamo, e utilizzato come un laboratorio di congiunzione tra l'interno scolastico e l'esterno. Questo implica tutta una serie di studi che sono di matematica, anche di misurazione, di ambiente, di comunicazione, stesura del progetto, di trovare le aziende con le quali collaborare per realizzare una costruzione adatta, eccetera, e poi naturalmente poter proporre questo anche
fuori. Magari questa cosa diventa addirittura un come si dice, un prodotto che qualcuno potrebbe anche commercializzare. Chi lo sa, poteva anche diventare un brevetto, no? Una cosa particolare. Quindi non abbiamo abbandonato questo progetto, ci stiamo pensando, perché siamo andati incontro a delle difficoltà che non pensavamo che esistessero. Però l'idea è buona, la big idea, la grande questione rimane. E lì che cosa avremmo fatto? Avremmo trasformato uno spazio interno, ma allo stesso tempo avremmo costruito un modello per fare la stessa cosa in tutto il mondo. Capite l'importanza di questo progetto? Quindi alla fine noi otteniamo il fatto che va bene, qui parte un po' sulla cosa dello strumento, invece volevo arrivare qui sulla pubblicazione dei risultati. Alla fine tutto confluisce in questo, la pubblicazione dei risultati, che è poi lo stesso identico strumento di cui si dota la comunità scientifica in qualsiasi campo, è quello che fanno i fisici o gli astronomi quando scoprono un nuovo buco nero, pubblicano i risultati, o gli ingegneri quando lavorano su dei materiali pubblicano i risultati, o i filosofi quando arrivano alla conclusione di una loro operazione logica pubblicano i risultati, e i risultati sono pubblicati in modo scientifico. La soluzione, in questo caso l'indicazione che viene data, è per un impatto culturale efficace, rapido, veloce, che possa girare nei vari social facilmente eccetera, è quella di organizzare un filmato della durata di circa 5 minuti per spiegare quali sono stati i risultati e le riflessioni. Questo non toglie che si possa anche realizzare una vera pubblicazione, una vera dispensa che raccoglie tutto e spiega tutto il processo. L'importante è che ci si deve rendere conto che siamo realmente dentro un processo reale di ristrutturazione, di cambiamento della realtà intorno a noi, che è partita dagli stessi studenti, che è stata seguita, aiutata dagli insegnanti, ma il cui risultato è assolutamente da ascrivere esclusivamente al loro ingegno. E poi il gruppo, cioè tutti i gruppi, si riuniranno e dovranno riflettere su quanto hanno intrapreso, quale percorso hanno fatto, che cosa hanno appreso, ma non delle cose generiche, proprio che cosa hanno appreso, di matematica, che cosa ho appreso. Ho imparato a risolvere determinati problemi, ho imparato l'algebra, oppure altre cose, di geografia cosa ho imparato, e così via. Proprio i contenuti precisi che sono stati necessari aggredire per arrivare al risultato. E queste sono delle riflessioni interne, sono delle riflessioni che riguardano proprio il gruppo. Qui l'insegnante troverà molto utili queste riflessioni, perché riguardano proprio l'autoriflessione spontanea di questi studenti, e quindi è proprio un bel momento questo, perché consente al docente di essere un po' dentro i pensieri, i problemi, i modi attraverso i quali gli studenti hanno vissuto questo processo. Poi qui vi presento un riassunto scritto, così più breve, di quanto abbiamo visto fino ad adesso. E infine concludo, e siamo arrivati alla chiusura del nostro webinar, poi leggerò le domande. Infine chiudo col presentarvi questo progetto che invece ho realizzato in una classe e che riguardava un aggancio con la letteratura, quindi con Philip Dick in particolare, e volendo lavorare su una grande questione e avendo letto Philip Dick, i ragazzi hanno proposto di
simulare, e quindi dunque in questo caso non abbiamo potuto produrre un oggetto, ma è stato applicato il modello del CBL dalla A alla Z, e non abbiamo potuto produrlo perché non esiste una macchina del tempo, purtroppo non è stata ancora inventata e sarebbe stato assurdo poterlo fare, però il problema era questo. La big question dalla quale siamo partiti era la seguente: la Germania e il Giappone hanno vinto la seconda guerra mondiale. E la cosa interessante è che gli studenti hanno dovuto porre dei vincoli, chiaramente, perché di tutto quello che si conosce, che cosa diciamo, che cosa può essere acquisito come una base certa, come una base, diciamo, importante attorno a cui lavorare? E beh, per esempio, che i tedeschi sono stati sconfitti a Stalingrado e l'URSS ha firmato la pace con la Germania e il Giappone uscendo dalla guerra. Quindi loro hanno valutato che le modifiche storiche, perlomeno quelle iniziali, non potevano essere così rilevanti, perché questo ha richiesto uno studio sui rapporti tra i fatti storici. Perché? Perché delle modifiche rilevanti all'inizio sarebbero state delle macro variazioni che poi sarebbero sfociate nella fantapolitica, no? Quindi in Philip Dick, se vogliamo. Invece da Philip Dick si è preso lo spunto, perché lui ha scritto un romanzo molto interessante che si intitola La svastica sul sole, e immagina che gli Stati Uniti avessero perso la seconda guerra mondiale, quindi che gli Stati Uniti fossero stati occupati dalla Germania, quindi non si voleva restare su un treno storico concreto, e quindi per esempio una serie di dati sono rimasti tali quali. Per esempio in Italia il regime fascista è caduto nel 1943, perché comunque anche se l'URSS avesse firmato la pace con la Germania, c'erano tutti gli elementi affinché il regime cadesse comunque nel 1943, oppure che gli accordi di Yalta e Potsdam e il piano Marshall a questo punto non sono esistiti, chiaramente, perché se gli Stati Uniti hanno perso la guerra, chiaramente non potevano aiutare l'Europa a ricostruirsi. E poi che la rivoluzione cecoslovacca del 68 a questo punto avesse vinto contro l'invasione sovietica, perché il mondo di blocchi, la guerra fredda era di natura diversa, e quindi questo era possibile, ed sarebbe stato possibile anche che Kennedy non fosse stato assassinato ma fosse diventato presidente dell'Unione, degli Stati Uniti. E quindi si è sviluppata tutta una ricerca, discussioni, ipotesi, elaborazioni, simulazioni veramente molto interessanti che gli studenti hanno condotto, e hanno raggiunto dei risultati molto interessanti. Per esempio, uno di questi riguarda il 68. Il 68 negli Stati Uniti esisteva, hanno valutato che esistesse, guardate che tutto da un punto di vista storico perfettamente concatenato e logico. C'è stata la rivolta nel 68, ma voi come sapete la rivolta del 68 è stata contro la guerra in Vietnam, è partita da lì. Invece, in un quadro di questo genere, la rivolta del 68 è stata a favore della guerra, non della guerra in Vietnam, perché non c'era, ovviamente, gli Stati Uniti erano una potenza sconfitta, ma contro il governo americano, perché non intraprendeva, quello che rimaneva del governo americano, perché non intraprendeva delle azioni contro l'occupazione tedesca e giapponese degli Stati Uniti. E quindi era una rivolta che si è concretizzata esattamente l'opposto di quella del 68, quindi una rivolta di tipo nazionalista, e così via. Poi la cosa è molto interessante, non voglio dilungarmi su questo, e poi naturalmente abbiamo sottoposto questa cosa a diversi colleghi, insegnanti di storia, eccetera, eccetera, insomma, ha suscitato, raccolto le opinioni varie, inchieste, eccetera, sull'attendibilità dei risultati. Ecco, questo è un meccanismo che non ha prodotto dei cambiamenti nella realtà, perché
si è andati a vedere nel passato e quindi non esiste una macchina del tempo che, ma ha lo stesso risultato di efficacia, cioè è stato molto dirompente, anche direi scioccante poter immaginare una storia di questo genere. Quindi ha avuto dei risultati nel reale in questo senso. Dunque, io direi che siamo arrivati alla conclusione, anche perché poi è l'8 marzo, le colleghe avranno i loro impegni per festeggiare questa bella giornata dell'8 marzo. Rinnovo a questo proposito gli auguri e adesso vi mostrerò la scrivania. Intanto vi dico che avvio la richiesta per l'attestato, le cui istruzioni trovate nella board del webinar. Allora, dove siamo qui? Voglio mostrarvi, ecco, la scrivania. No, non la scrivania, voglio entrare io. Eccolo qua, dovrei esserci. Bene, eccoci qua. Allora, avete capito, spero, insomma, più o meno che cos'è il CBL. E dal mio sito, ecco, guardate, siamo qui, combinazione, dal mio sito www.didanext.com, nella home page del mio sito trovate sempre tutte le informazioni, perché anziché, ho visto che erano troppo sparsi i vari link per fare una cosa, un'altra, eccetera, allora l'ho messa qua e qui avete un riferimento costante, didanext.com. Qualsiasi cosa succeda, voi venite qui e qui avrete tutte le informazioni anche per accedere alla classe, eccetera, eccetera. Buona serata e grazie. Con questo chiudiamo ufficialmente l'ottava stagione dei webinar. Abbiamo svolto 8 stagioni in circa un anno e mezzo con una partecipazione a occhio e croce di circa 13.000 insegnanti. Ce ne sono 1.200 in questa comunità e basta, insomma, trascorrete bene queste prossime settimane. Riceverete poi i soliti materiali e le comunicazioni all'interno della nostra classe virtuale. Per questa sera è tutto, arrivederci e buone cose. Ciao! Ciao ciao!